È una grande gioia per me essere qui da voi nel vostro paese, perché vengo a fare, mi avete invitato a fare una cosa bellissima, a parlare del rapporto fra il virtuale e il reale. C'è questa esplosione dei social, dell'intelligenza artificiale, eccetera, tutti che brontolano, si smarriscono, eccetera. Cosa possiamo fare? Dobbiamo mettere luce e soprattutto pensare una cosa: quando ci sono delle grandi trasformazioni, è sempre l'educare la risposta migliore. Nell'epoca ce ne sono state di grandi, con la stampa, con l'illuminismo, con tutto. Adesso è arrivato il digitale e l'intelligenza artificiale. Di fronte a tutto questo, c'è qualcuno si smarrisce, qualcuno che reagisce pensando che sia tutto rose e fiori. Invece la cosa migliore qual è? Educare in modo tale che questa intelligenza artificiale diventi al servizio dell'umano. Questo è lo scopo, conoscere un pochino di più affinché tutto quello che sappiamo serva per rendere l'uomo sempre più felice. Adesso siamo un po' smarriti, ma lentamente, se conosceremo di più, riusciremo ad essere più felici e soprattutto più umani.